Non è una scelta casuale. Qui nel 2014 abbiamo vissuto l'esperienza del referendum che ha portato un risultato straordinario, il 71% dei pescaresi ha detto sì al progetto della Grande Pescara. Io oggi vado in giro, parlo con le persone e mi sono reso conto che questa maggioranza è ulteriormente cresciuta. I pescaresi sanno guardare al futuro ed hanno voglia di cambiare, hanno voglia di costruire una città moderna, una città pulita, una città sicura, una città tecnologica, una città connessa con l'Italia e con l'Europa. I pescaresi hanno bisogno e voglia di modernità. Il progetto della nuova Pescara è l'unico progetto che in campo può garantire il raggiungimento di questi risultati. Coalizione civica che continua ad allargarsi. La coalizione civica continua ad allargarsi, stiamo lavorando e completando la terza lista civica, ma nelle prossime settimane ci sono interlocuzioni aperte. Io non ho posto veti alle persone perché è evidente che in quel 71% ci sono rappresentanti del centro-sinistra, del centro-destra, del Movimento 5 Stelle. Io ho chiesto soltanto di non avere vincoli di partito. Io non voglio partiti perché non voglio mediare su nulla. Penso che il bene di Pescara non possa essere oggetto di mediazioni tra partiti e soprattutto non possa far nascere maggioranze fragili, perché nelle maggioranze che nascono grazie agli accordi tra partiti, e lo vediamo all'Aquila purtroppo, lo dico con tutto l'amore e il rispetto che ho soprattutto in questa giornata, prima abbiamo ricordato il terremoto dell'Aquila ai nostri fratelli aquilani, lo vediamo nell'amministrazione dell'Aquila, lo vediamo con le crisi amministrative che rispondono a logiche incomprensibili per le persone. Le persone vogliono capire che cosa succede, ma avendo lo sguardo rivolto ai problemi concreti e non alle beghe interne tra politici e capi di partito.